Allora ragazzi, un sacco per uno, portiamo il legge. 6 pullman. Vai. Un sacco per uno. Buongiorno. Hanno romperi. Mettetene uno sopra l'altro. Cornetti freschi! E loro ti devono pagare 8 ore di tempo. Poi dopo ti sento anche qua. C'è il numero che avevano dato a un momento. E fai? Madonna con quel Madonna! Io ho fatto 25 a te. Marti, dove sei? Segui la bandiera rossa. Seguite le bandiere rosse. Cosa ne pensa di questa giornata? Di movimentazione? Diciamo che è una giornata molto 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 riuscita. Considera che in questa piazza siamo soltanto nel centro Italia. Noi veniamo dall'Umbria per esempio. E veramente anche dall'Umbria sono partiti tantissimi autobus, c'è tantissima gente. Come vedi non solo piena la piazza, ma anche tutto l'evento. Quindi una manifestazione assolutamente riuscita. Adesso aspettiamo le prossime che saranno a Napoli il prossimo sabato e a Milano. E poi vedremo il terrazzo. Ha qualcos'altro da dire in generale o... Noi pensiamo come CGL ovviamente che questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti fino a quando arrivare allo sciopero se sarà necessario. Grazie. Cosa ne pensa di questa giornata? No, sta una bella giornata, bella d'uno, devo urlare perché qui non sentono. E cosa altro mi vuole chiedere? Questa splendida piazza a Bologna. Le volevo chiedere, ha qualcos'altro da dire ai politici o? Ai politici sì, che bisogna investire per questi giovani e creargli un modo anche per il lavoro adatto a loro, non di questo precariato infinito. Cosa ne pensa di questa giornata? Penso che sia una giornata molto importante, riuscita, ci voleva, è un primo passo, perché dopo questa giornata sia di Bologna, Milano e Napoli sicuramente il governo, l'istituzione non ci ascolteranno. Quindi ci sarà sicuramente da ragionare per un passo successivo che non può essere, a mio avviso, uno sciopero generale. Vuol dire qualcosa a tutto quello che ti stanno ascoltando oppure... Invito tutti quanti a partecipare, informarsi su tutti i canali, anche nelle sedi sindacali, in particolare nella CGIL, sui motivi veri di questa manifestazione e di questi show per iniziative che dobbiamo fare a favore dei pensionati, lavoratrici e lavoratori. Grazie.
Cosa ne pensa di questa giornata? Una bellissima giornata, tantissima gente, va benissimo, ci siamo come CGL Cittadovil, chiaramente è l'inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi sabati in altre due manifestazioni, ma che come FIOM, come CGL, vogliamo e prosegua anche con scioperi e con sciopero, fino allo sciopero generale, perché la nostra piattaforma e i nostri principi devono arrivare dove devono essere sviluppati e presi come vogliamo noi. Ha qualcos'altro da dire a tutti i giovani che la stanno ascoltando? L'importante, il lavoro deve essere un lavoro sicuro e pieno di diritti, quindi uniti tutti insieme possiamo riuscire ad arrivare a avere questi risultati. Grazie. Cosa ne pensa di questa giornata? Particolare, una bella manifestazione. Bello. Ha qualcosa da dire ai giovani che la stanno ascoltando? Di entrare a far parte del sindacato e di lottare per i loro diritti. Grazie.